l'ha costretto a partecipare a questo percorso, mentre il preside lascia strazianti dichiarazioni in cui dichiara che a Lorenzo piacesse tanto fare l'alternanza, che quel percorso era quello che aveva scelto per la sua vita, dimenticando però di dire che tanto piacesse o meno, quelle ore di alternanza l'avrebbe svolto ugualmente, la sua morte sarebbe comunque successa. Bene, è dal 2016 che scendiamo nelle piazze contro l'alternanza, che diciamo che questa è una cosa inaccettabile, perché non possiamo essere costretti a lavorare gratuitamente e quindi ad essere sfruttati mentre andiamo a scuola per studiare, per incontrarci e per formare il nostro futuro insieme. Non è questo il futuro che vogliamo, non è questo il futuro che sogniamo quando entriamo a scuola. Vogliamo andare a scuola per creare i nostri strumenti di comprensione e di lettura del mondo, per incontrarci, per diventare adulti insieme, non facendoci insegnare ad essere sfruttati, facendoci insegnare che morire in un'azienda è normale. Non possiamo accettare una cosa simile, come non possiamo accettare che qui a Torino, quando gli studenti e le studentesse scendono in piazza per denunciare che cose del genere ancora esistono, nonostante l'Italia voglia fare la faccia del paese civile, del bel paese che accoglie tutti, che è democratico. Poi succedono ancora queste cose, succede che a 18 anni si muore e succede che quando muore uno di noi e decidiamo di scendere in piazza, la polizia ci spacca la testa, ci impedisce di percorrere le strade della nostra città, ci impedisce di denunciare il fatto a tutti e a tutte le persone di questa città. Non possiamo assumere questo fatto come una resa, non possiamo darla vinta a chi prova a silenziarci, perché siamo qua, siamo tanti, nonostante le restrizioni, nonostante il terrorismo che continuano a fare su chi lotta, su chi vuole mettere la propria voce sulla pubblica piazza e dire quello che succede in questo cazzo di paese. Non possiamo accettarlo e dunque non possiamo pensare che la giornata di oggi finisca qua. Non possiamo pensare che ci facciamo fermare da due bastonate in testa, perché siamo in questa piazza da 3 ore e non abbiamo arretrato di un passo, e questo dobbiamo riconoscercelo, perché noi senza armi, senza manganelli, comunque non arretriamo e non abbiamo paura, e questo lo devono sapere. Per questo motivo abbiamo il dovere per Lorenzo e per tutti i giovani e le giovani che ogni giorno muoiono di scuola, muoiono schiacciati da una porta che cade, da un soffitto, durante l'alternanza, che lasciano la scuola, che non riescono a vivere il momento della formazione come un momento di crescita, ma come un momento di oppressione. Noi dobbiamo continuare a scendere nelle piazze e a farci vedere e a far capire a tutti e a tutte che non abbiamo paura e portare le nostre rivendicazioni finché non vinceremo, perché è questo che vogliamo. Non vogliamo titoli di giornale sensazionalistici, non vogliamo pacche sulle spalle, non vogliamo ministri che ci dicono che questa è una morte inaccettabile, quando questi ministri sono la causa di queste morti. Che inaccettabile siamo noi che possiamo dirlo. Per cui io invito tutte e tutti a confrontarci su quello che oggi è successo, su quello che è successo a Lorenzo e su quello che ci succede ogni giorno nelle scuole e nelle strade della città, come giovani che vivono un'oppressione costante, perché questo non è un paese per giovani e lo sappiamo. Dobbiamo continuare a pensare con creatività a come continuare questo nostro percorso. Non possiamo fermarci oggi, dobbiamo andare in ogni scuola di questa città e dire quello che è successo oggi. Dobbiamo farlo, abbiamo questo dovere.